La clinica Ruesch di Napoli compie 100 anni. Iniziò la propria attività nel 1919 per volontà dell'industriale svizzero Arnoldo Ruesch, che volle in tal modo ricordare la memoria del fratello Carlo Giorgio, da poco scomparso in un incidente e con cui aveva condiviso il sogno di far sorgere a Napoli un ospedale che coniugasse uno standard di eccellenze con intenti sociali. Per celebrare il centenario della fondazione della Casa di Cura si svolgeranno nel corso dell'anno una serie di iniziative presentate questa mattina in una conferenza stampa presso l'Unione degli Industriali di Napoli dal presidente della Ruesch Antonio Merlino e dal direttore generale Francesco Merlino, che nell'occasione hanno illustrato il processo di cambiamento e di sviluppo realizzato nel corso dei 100 anni di attività della clinica. La clinica Ruesch in effetti raggiunge questo traguardo dei 100 anni. Ovviamente in 100 anni la clinica si è rigenerata diverse volte, vive oggi la sua terza o quarta fase, eroga oggi servizi sanitari nel settore privato assicurato ed è attiva nelle branche di chirurgia generale, ginecologia ostetricia, ortopedia, oculistica, urologia, procreazione medicalmente assistita, chirurgia ricostruttiva, diagnostiche per immagini e di laboratorio. La clinica Ruesch oggi riprende in coincidenza del centenario quello che fu lo spirito fondativo. L'industriale Arnoldo Ruesch di origine svizzera volle anche garantire che un certo numero di posti letto fossero riservati alle classi meno abbienti della città di Napoli e che questi pazienti fossero ricoverati gratuitamente. In coincidenza col centenario l'azienda Ruesch riprende questo spirito, crea la fondazione Clinica Ruesch, la quale come primo progetto in coincidenza del centenario attuerà 100 interventi chirurgici gratuiti. Questo lo faremo in collaborazione con gli enti locali, con le ASL, con gli ospedali pubblici, con gli organismi non profit. Questo però è solo il primo progetto. La Fondazione Clinica Ruesch avrà carattere permanente e continuerà a restituire al territorio di Napoli progetti di salute e di benessere. Beh, progetti per il futuro, continuare a fare quello che stiamo facendo nel presente. Oggi per essere competitivo all'interno del nostro settore di riferimento, che è quello della sanità privata non accreditata, devi inevitabilmente indossare una veste di organizzazione dinamica pronta a rispondere al fabbisogno del territorio. Noi facciamo questo in vari modi, promuoviamo accordi di convenzione diretta con fondi, casse di previdenza, network internazionali, polizze assicurative e aziende, e oggi contiamo più di 60 accordi in questo ambito. Organizziamo giornate di open day volte alla promozione della prevenzione, dando accessibilità e visibilità a quelli che sono i nostri servizi. Riusciamo a organizzare periodicamente eventi di aggiornamento continuo per la parte medica, quindi diffondiamo la cultura della sanità e lo facciamo investendo nella struttura, nelle tecnologie, negli impianti, negli elettromedicali, per ovviamente cercare di essere sempre al top. Tutto questo lo facciamo in collaborazione con chirurghi, medici, staff, fornitori. Contiamo oggi all'incirca 900 soggetti con i quali collaboriamo più o meno su una base quotidiana, quindi c'è un piccolo ecosistema in Ruesch per cercare di offrire il miglior prodotto, il miglior servizio possibile agli utenti che ci scelgono.